Spirito Santo, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori. Pace e giustizia. Gesù, nella sua predicazione, urta spesso la suscettibilità di scribi e farisei, osservanti della legge ma incapaci di comprendere un Dio misericordioso, appassionato delle persone, e così cercano in più occasioni di incastrarlo e farlo contraddire. Gli conducono una donna sorpresa in adulterio, e il Vangelo di questa quinta domenica di Quaresima, chiedendo di applicare la legge di Mosè e lapidarla. Un assassinio collettivo dove nessuno si sente colpevole e il malvagio è tolto di mezzo. La trappola è perfetta. Se approva, rinnega la misericordia predicata ai peccatori. Se rifiuta, rinnega la legge di Dio. Chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra. Con questa frase lapidaria li disarma e li costringe ad andar via alla chetichella. Un episodio di grande umanità per cristiani e diversamente credenti. Ascoltiamo le suggestioni che provoca questo episodio in Emilia, laica, veterinaria, molto sensibile ai temi sociali. Allora, io la ringrazio innanzitutto Don Antonio per l'opportunità che mi ha data. Per un motivo particolare che ovviamente lei non sa, ma questi versi con cui mi ha coinvolto in questo incontro sono a me molto cari, in quanto mi riportano alla memoria mio nonno, che nel avvicinamento alla Pasqua ci raccontava da bambini la Sacra Scrittura come una favola, e iniziava sempre con questo capitolo. E diciamo, ce lo rendeva interessante perché diceva: questi versi non sono graditi alla Sacra Scrittura e sono stati per un periodo quasi, diciamo, non, forse rinnegati non è la parola giusta, ma diciamo ci si è chiesti. Messi in ombra. Esatto, messi in ombra. E quindi noi e bambini diventava automaticamente più interessante questo racconto. E quindi grazie doppiamente per questa occasione, e in particolare ricordo che l'insegnamento che io ne traevo, ne ho sempre poi tratto, forse perché, ripeto, fa parte un po' della mia storia, è quello che diciamo è come se Gesù ci liberasse dal dovere di giudicare l'altro, dal non dover per forza dare un giudizio, no? Infine lui in questa storia ci insegna appunto a non andare né contro la legge, ma neanche ad avallare un qualcosa che è un'ingiustizia in fondo, o comunque a far sì che il peccato diventi la persona, perché in fondo sono due cose diverse, e quindi ci dà l'occasione di, come dire, di capire quanto sbagliare sia semplice, e quando in fondo il peccato, a mio avviso, quello che per me è il peccato, è una, in fondo una perdita della libertà, perché tu un errore, in fin dei conti, lo paghi con te stesso, prima di tutto, e poi il giudizio degli altri non è necessario. Quando la miseria umana si lascia accogliere dalla misericordia di Dio, torna la vita, l'amore, un'esistenza nuova.